Seconda vittoria interna consecutiva per l'Arezzo Calcio Femminile, che vince il derby contro il Casentino e torna al terzo posto in classifica scavalcando il Don Bosco Fossone, battuto di misura dalla capolista Pontedera. Gara da due volti, con un primo tempo tutto di Marca Amarante e una ripresa a favore delle ospiti. Mattatrice della gara il capitano aretino Ilaria Lucarini, che dimostra di essere sempre più leader di questa squadra e firma i due gol che valgono i tre punti. Mister Acquisti deve rinunciare a Lance Torrioli e manda in campo dal primo minuto Antonelli tra i pali, Zeghini a Terini e Tecci in difesa, Serluca, Baracchi, Chiodi, Magnani, Renzoni a centrocampo, Paganini e Lucarini in attacco. La prima frazione di gara è tutta di Marca Amaranto. Al quarto d'ora, scambio in aria tra Paganini e Baracchi con un tiro di quest'ultima deviata in angolo da Zampella. Sugli sviluppi del corner, Zeghini salta più in alto di tutte e di testa colpisce in pieno la traversa. L'assedio dell'Arezzo è premiato al 20°, punizione dai 30 metri di Zeghini, respinta corta di Zampella e tocco vincente di Lucarini che firma l'1-0. Sulle ali dell'entusiasmo le padrone di casa prima sfiorano il raddoppio con un bel pallonetto da posizione defilata di Renzoni, poi vanno di nuovo in gol con il capitano. Paganini ruba palla alla retroguardia casentinese, sguscia via a due difensori e mette al centro un assist d'oro per Lucarini che di piatto firma il 2-0 per l'Arezzo. Nella ripresa la gara cambia completamente, il Casentino entra in campo con un altro piglio e inizia a collezionare occasioni. Al 12° arriva il meritato gol delle ospiti con Verdi che si procura e trasforma il penalty che frutta il 2-1. A pochi minuti dalla fine Brucci scatta in sospetta posizione di fuorigioco, entra in aria ma manda incredibilmente fuori una ghiotta occasione a due passi da Antonelli. Eccoci con mister Acquisti. Mister, quanto è importante tornare a vincere dopo lo stop contro il Pisa? Oggi diciamo che c'erano varie problematiche psicologiche da superare. La prima sconfitta dopo tante partite e poi l'importanza di un derby, che anche se questo c'era solo un punto di differenza tra noi e loro, ma sappiamo che nei derby la classifica non conta. Infatti è stata una partita forse non bella sicuramente, ma dal punto di vista emotivo per chi per l'addetto ai lavori sicuramente l'importanza di questa partita è grandissima. Ecco, un Arezzo che ha saputo soffrire, che è andata due volte in vantaggio, ha rischiato di farsi rimontare quasi nel finale. Quanto è piaciuto l'atteggiamento comunque della squadra che è riuscita a tenere campo? No, obiettivamente avevo chiesto nel primo tempo specialmente qualcosa di diverso alle ragazze e secondo me hanno sprecato troppe energie, dovevano gestire meglio alcune situazioni, dovevano tra virgolette giocare meno nel primo tempo per avere più energie nel secondo, invece magari sono riuscita a farlo nel secondo grazie al doppio vantaggio, ma ero già preoccupato alla fine del primo tempo sinceramente, anche se non avevano fatto grandi cose, creato grandi pericoli, però si vedeva che erano vive e complimenti al Casentino perché ha degli elementi molto validi insomma. Un Arezzo che si è abituata alle zone alte della classifica? Io credo che, l'ho detto alle ragazze, non lo nascondo, ora abbiamo un fine di girone d'andata favorevole. Se affrontiamo questo mese con la consapevolezza giusta, sia gli allenamenti, come ripeto, e nelle partite, vediamo la fine del girone d'andata. Siamo qui con il capitano dell'Arezzo, Ilaria Lucarini. Quest'oggi una doppietta e quota 5 reti in campionato. Doppietta che ha permesso la vittoria all'Arezzo. Come ti senti di commentare questa partita? Ma sinceramente quella di oggi era una partita piuttosto tesa, l'aspettavamo perché comunque è un derby. Sinceramente speravamo di giocare un pochino meglio, di offrire un miglior calcio, però l'obiettivo erano i tre punti e comunque ci siamo riusciti. Ci sono state diciamo delle cose negative fra virgolette, però comunque sia siamo riusciti a tenere bene tutta la partita, anche se abbiamo sofferto un pochino più nel secondo tempo, e comunque la vittoria fa sempre bene insomma. Due gol dedicati a? Ma alla mia squadra, perché comunque ce lo meritiamo, stiamo lavorando duramente durante la settimana, durante tutte le settimane. Questa settimana in particolare avevamo preparato questa partita in una maniera piuttosto seria, piuttosto concreta, quindi credo che i gol siano per la mia squadra. Siamo qui oggi con l'allenatore del Casentino, subentrato a metà settimana, quindi prima partita ufficiale per lei. Cosa non è andato oggi per il Casentino per portare a casa almeno i punti? Abbiamo giocato un primo tempo scialbo, sottotono, il secondo tempo abbiamo giocato una grande partita, abbiamo avuto le occasioni, purtroppo il primo tempo
abbiamo giocato male e abbiamo commesso due errori clamorosi sui due gol, quindi era difficile. Abbiamo cercato, fatto il possibile per rimontare, abbiamo trovato su calcio di rigore il 2-1, poi abbiamo avuto delle occasioni, ma dopo abbiamo giocato contro una squadra forte, quadrata, quindi complimenti all'Arezzo, però complimenti anche ai miei giocatori perché sinceramente hanno dimostrato un secondo tempo veramente da persone grandi.